arrivano 200.000 euro in più per gli oratori di ogni fede religiosa riconosciuta. Il gioco, lo stare insieme, continuano dunque ad essere al centro dell'azione politica dell'assessore Chiara Caucino, che non a caso ha appena istituito la giornata del gioco libero all'aperto. L'azione dell'assessore ora si concentra sugli oratori, considerati presidi fondamentali per bambini e per ragazzi. La giunta regionale ha dunque deciso di approvare i criteri e le modalità di riparto di questi finanziamenti. Il finanziamento è stato fissato in 700.000 euro, mentre lo scorso anno erano stati erogati 500.000 euro, quindi un delta positivo di 200.000 euro. I fondi verranno divisi tra gli enti di culto individuati con specifici protocolli d'intesa. Religione ecclesiastica Piemonte, Assemblea di Dio in Italia, Comunità ebraica di Torino, Chiesa cristiana avventista del settimo giorno e Tavolo Valdese. Ritengo che gli oratori, al di là del loro significato religioso, sottolinea l'assessore Chiara Caucino, siano fondamentali luoghi di aggregazione che possono offrire un importante supporto educativo alle famiglie, tenendo i propri figli lontani dai pericoli e dagli ambienti borderline, specie nelle zone periferiche delle città, dove purtroppo la situazione sociale non è sempre delle migliori.